Bentornate e bentornati a War Room Com, il nostro appuntamento settimanale con le novità e le tematiche della comunicazione nato dalla War Room di Enrico Cisnetto. La storia dell'arte, affascinante ambito della cultura e serissima disciplina accademica, piace sempre di più al pubblico anche perché è diventato oggetto di alcune tendenze e prodotti dell'industria dei media e di quella editoriale e culturale, che mettono al centro la biografia più o meno precisa di alcuni grandi artisti, esaltandone la dimensione di intrattenimento o quella più esoterica. Si pensi al Codice da Vinci di Dan Brown e, per così dire, misteriosa, trasformando così i misteri, ovvero in verità le mancate conoscenze intorno ad aspetti della vita o dell'opera degli artisti del passato, in una sorta di spy story vera e propria. Una spettacolarizzazione delle varie sfumature e che in certa misura potrebbe perfino affondare qualche radice, certo inconsapevole, all'interno di un grande filone degli studi critici sull'arte, quello dell'iconologia. La caccia ai simboli, infatti, era il cuore del lavoro di figure come Abby Warburg, Ernst Gombrich e Fritz Saxl, i cui lavori, potremmo dire da detective delle immagini, hanno grandemente migliorato la nostra comprensione di una serie di momenti e di figurazioni di rilievo che prima erano giusto appunto incomprensibili. E dunque l'arte colpisce l'immaginario anche quando, come accade a volte, la realtà supera la fantasia e l'immaginazione, come nel caso di una vicenda raccontata da un libro, un romanzo su sfondo di fatti storici che sembrano ora accertati, che parla di una schiava circassa, ovvero proveniente da una regione storica del Caucaso, di nome Caterina, liberata dal notaio Piero da Vinci. Ce ne vogliamo occupare qui a War Room Com con la finalità anche di provare a capire come si può comunicare l'arte e il patrimonio culturale in maniera efficace, oltre che suggestiva, e più storicamente vera ed esatta di quanto avviene nei prodotti dell'intrattenimento, che pure fanno il loro legittimo mestiere, che è appunto un altro rispetto a quello degli studiosi accademici o di professione per un verso e dei divulgatori che promuovono la crescita culturale dell'opinione pubblica per l'altro. Un affair, quello di cui parleremo, che sembra appunto più interessante dello stesso Codice da Vinci, come ha notato Claudio Ostrinati sulle pagine di Repubblica. È il caso del manoscritto ritrovato da Carlo Vecce, che darebbe delle indicazioni definitive sulla genitrice di Leonardo, e che è stato riversato, appunto, nel libro Il sorriso di Caterina, la madre di Leonardo, pubblicato da Giunti. Di arte e come comunicarla, e delle aspettative nella ricezione da parte dei pubblici, parliamo quest'oggi con l'accademico Michele Dantini, storico dell'arte e saggista, a cui do il benvenuto. Salve, buonasera a tutti. E giusto appunto con Claudio Strinati, storico e critico d'arte, importantissimo dirigente del nostro sistema del patrimonio culturale, dal momento che è stato anche soprintendente del Polo Museale Romano. Benvenuto. Grazie, buonasera. Comincerei proprio con lei, professor Strinati, chiedendole di raccontarci qual è questa novità di cui parla un romanzo a proposito della madre di Leonardo da Vinci, di quella che potrebbe essere a questo punto effettivamente la genitrice del grande gigante dell'arte umanistica rinascimentale italiana. Eh sì, il romanzo prende le mosse da una scoperta documentaria effettuata da Carlo Vecce, che è uno storico dell'arte, tra l'altro molto colto, fine e intelligente, se posso permettermi, e il quale naturalmente avrà fatto un salto sulla sedia quando ha letto questo testo. In sostanza si riferisce a un atto compiuto dal notaio Piero da Vinci, che è il padre naturale, diciamo così, no? di Leonardo da Vinci, e più o meno nello stesso anno in cui i soci dell'arte pensano che Leonardo sia nato, questo, ma non dal documento di Vecce, da tantissimo tempo. Nei libri di storia dell'arte si legge che Leonardo da Vinci è nato nel 1452. In realtà questa data non è affatto così sicura, perché non è tratta da un atto di battesimo, da una registrazione in qualche registro parrocchiale, eccetera, ma è tratto da una testimonianza molto lontana nel tempo di un parente di
Leonardo che, scrivendo le sue memorie, dice che in quell'anno nacque questo bambino. Ma potrebbe essere se lo inventano tranquillamente, non c'è nessun riscontro reale. Comunque, gli storici dell'arte sono convinti che Leonardo da Vinci è nato nel 1452. Ebbene, a distanza di pochi mesi, questo nuovo documento ritrovato dice che Piero da Vinci riscatta una schiava circassa, quindi c'è cioè quanto basta per stimolare la fantasia. E ce n'erano in effetti, non è che a Firenze, non solo a Firenze, queste donne, la tratta delle schiave c'era, non è certo una gran novità. E dato che questa schiava si chiama Caterina e una tradizione dice che la mamma di Leonardo si chiama Caterina, beh, il gioco è fatto. Quindi Piero da Vinci ha ridato la libertà alla madre di suo figlio. Poteva farlo, era un uomo potente e certo a questo punto si scatena la fantasia. Tanto invece ha fatto subito diciamo, un salto fantasioso, nel senso che questo nei documenti non c'è. Ovviamente una donna circassa, in linea di massima, a livello narrativo, cosa deve essere? Una principessa. E quindi ma i documenti non lo dicono, però insomma, una principessa fatta schiava, restituita. E quindi ecco qua che a questo punto si spiegano molte cose. Questo Leonardo da Vinci, in effetti, si è sempre atteggiato nella sua vita sapientissimo, anche pieno di cultura orientale, col barbone, quella strana scrittura, eccetera. Ecco allora spiegato. In realtà aveva nel suo DNA uno spirito, una cultura che non è certamente quella del Borgo di Vinci. Quindi che cosa se ne conclude? Che in base a un principio filosofico in cui io credo fermamente, siamo di fronte a un tipico esempio che conferma ciò che mi sembra Eraclito adombrasse, e cioè che ciò che è verosimile non necessariamente è vero, e ciò che è vero non sempre appare come verosimile. E partendo da questo mirabile presupposto si possono scrivere dei bellissimi romanzi. Nel caso di Dan Brown è un po' diverso, perché Dan Brown non tanto cerca di creare delle connessioni biografiche, eccetera, quanto di interpretare l'ultima cena nel modo che sappiamo. Comunque, insomma, tutto questo per dire semplicemente c'è ovviamente un margine di arbitrio, ma di bellissimo arbitrio nel racconto. Contare la storia, questo sempre, comunque, qualunque tipo di storia, da quella militare a quella economica a quella dell'arte, e certo che con un documento del genere una mente fervida e colta come quella di Veitch ha trovato uno spunto meraviglioso. Immediatamente alcuni colleghi hanno detto: ma no, non è affatto vero, le schiave si chiamavano tutte Caterina, tanto per dire una, quindi non vuol dire niente questo fatto, e così via. Perché naturalmente quando stiamo sul piano della plausibilità è logico che appunto la verità probabilmente abita sempre da un'altra parte rispetto a quella verità che noi dichiariamo desumendola da ciò che riteniamo plausibile e che presentiamo agli altri come plausibile. Però, d'altra parte, la storia dell'arte è bella per questo, perché è interpretazione, no? Cioè, Orazio ha detto che ut pictura poesis, e Simonide disse che la pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura eloquente. La pittura non si fa con le parole, ergo, la pittura, il cinema è un'altra cosa, ergo. Praticamente non è che c'è il mistero di Leonardo da Vinci, c'è il mistero della storia dell'arte in sé, cioè è tutta misteriosa, nessuna pittura parla e dice: guarda, intendevo dire questo, anche uno che fa la Madonna col bambino. D'altra parte, proprio ispirandosi a Orazio, un principio supremo della poesia, a cui la pittura equivale, la pittura, la scultura, cioè, è che il poeta, quando parla di un argomento, se è poeta, in realtà parla d'altro. Se no è inutile che uno ci racconta per tutta la vita che è innamorato di una donna che si chiama Laura, tanto per dire. Se però scrive certi versi in un certo modo, sì, ci parla del suo amore per Laura, ma in verità ci parla d'altro che è la poesia. Beh, e questo vale per la pittura. E quindi va benissimo, cioè,
alla fine non bisogna porsi il quesito, ma è vero? È vero per quel contesto, certo. Perché non è che quando spesso nei film si legge tratto da una storia vera e si pensa che questo attira particolarmente il pubblico. Infatti è così, lo attira. Se poi noi ci chiediamo, ma perché io sono più attirato dal fatto di sapere che quel film racconta una storia vera, potremmo entrare in una seduta psicanalitica di grande interesse, perché non è affatto così ovvio. E la storia del libro di Lecce, che tra l'altro è bello, almeno a parer mio, ecco, è una buona lezione su questo. La storia dell'arte non è una storia degli enigmi, ma indubbiamente è una storia di interpretazioni continue. Ricordavi adesso Warburg, Panofsky, i grandi iconologi che hanno insegnato a vedere. Però anche lì, no? Per dire, l'esempio di Warburg è sovrano. Cioè, Warburg era matto, alla fine, stringendo. Però, indubbiamente, nel suo, come dire, non dico delirio, ma insomma, questa cosa tassonomica, i suoi tabelloni, sono delle cose pazzesche. Però, per esempio, ora no, noi oggi sappiamo che il ciclo di affreschi del Palazzo Schifanoio a Ferrara è basato sull'astrologia e sul sistema dei decani. Quello se n'è accorto Warburg, ed è vero, perché ci stanno tutti bene in fila con i loro attributi, eccetera, eccetera. A questo punto l'interpretazione del ciclo di Schifanoia ovviamente prende una strada totalmente inaspettata, che molti grandi esegeti di Schifanoia dell'avevano interpretato, però non si erano resi conto. Tuttavia, una volta chiarito questo, poi qual è in realtà la vera interpretazione, il Kunstwollen, come dicevano gli amici tedeschi di Schifanoia, qual è? È mettere a rappresentare le costellazioni e i decani? Ma no, quello è una tappa. Ma poi, quindi l'iconologia è una scoperta continua, no? Cioè tu non scopri un mistero, spieghi un'iconografia. E quella certo che si può spiegare esatta o sbagliata, però nel momento in cui l'hai spiegata, quello che noi chiamiamo il significato cioè è una chiave d'accesso, però la chiave apre la porta, ma poi la porta a che cosa porta? Perché, per esempio, tutte le interpretazioni botticelliane, per stare sulla stessa epoca, la primavera del Botticelli, che cosa rappresenta? Si può capire. Ma una volta che hai capito tutte le figure, eccetera, hai capito allora che cosa rappresenta? È mica tanto, infatti si dibatte ancora oggi. Quindi, insomma, è una cosa bellissima da un lato, ma dall'altro è uno stimolo al pensiero molto, molto bello, insomma, almeno. Questo solo per dire che la storia dell'arte è una disciplina varia, che può essere fatta con sommo rigore scientifico, ma anche con un impulso poetico che non per questo è da disprezzare. La poesia non ha proprio come suo obiettivo primario la verità, nello stesso tempo ne dipende però. Però un conto è dire vogliamo sapere la verità su Giulio Regeni, lo faccio per dire, un conto è vogliamo sapere la verità sull'ultima cena di Leonardo da Vinci. In questo caso è la biografia più che l'opera. Poi in realtà io posso essere nato da una schiava circassa e da un notaio libertino, ma poi questo non è che implica che allora l'opera d'arte che io creerò dipende dal DNA circasso. E poi il DNA circasso a che cosa ci porta? Io non lo so. Quindi, insomma, ecco, bisogna stare sempre attenti a non trarre deduzioni necessitanti, ma a trarre deduzioni sì, se no che la studiamo a fare questa storia dell'arte, per dire quello è bello e quello è brutto, ma non c'è bisogno di studiare per questo. Certo, e quindi potremmo dire che l'interpretazione continua, il motore ermeneutico è alla base della storia dell'arte. E peraltro,
l'arte rinascimentale e l'umanesimo italiano offrono moltissimi ambiti e oggetti appunto da indagare e da interpretare costantemente, come si diceva. Questo apre però tanti scenari, e uno scenario investe direttamente, chiama in causa Michele Dantini, la nostra specifica epoca storica, quella che, per usare un'altra etichetta diciamo molto at large, è quella del postmodernismo, ovvero l'epoca dell'interpretazione costante, continua, incessante da parte di tutti, indipendentemente dalla quantità di studio, di conoscenze specifiche, di attrezzatura culturale che si è avuta. Ed è appunto l'epoca in cui Dan Brown può giocare abilmente sull'ambiguità tra la pura fiction, di cui è espressione, e lanciare dei messaggi rispetto invece ad ipotesi che sarebbero ermeneuticamente fondate. Ecco, quali scenari, quali problemi si aprono nella nostra epoca rispetto a un campo della storia dell'arte, quando tutti quanti siamo diventati opinionisti e appunto l'arte non è certo risparmiata dalle nostre opinioni? Questa è una bella domanda, come, e che in qualche maniera si nutre di quello che diceva Claudio molto giustamente, cioè questa impareggiabile ambiguità delle immagini. In fondo, no, il drappo, diciamo così, o il movimento delle vesti per Warburg, il movimento del tallone per Warburg è una cosa importante, ecco, in questa fuggevolezza dell'immagine, no? È proprio, come dire, l'identità stessa e la difficoltà, il fascino dello studiare storia dell'arte, perché appunto le immagini, essendo mute, si offrono sempre inevitabilmente a una molteplicità, a una ridondanza di significati che un testo verbale rende più controllabile. Questa è la disperazione, appunto, e anche croce delizia dello storico dell'arte. E che fare rispetto a queste praterie interpretative, no? A quello che tu dicevi, Massignano, alla semiosi illimitata. Contrastarla un po', diciamo, disciplinandola un po', forse non è male, nel senso che io temo molto, diciamo così, che in un mondo come il nostro, in un'industria culturale come quella che stiamo per certi versi esasperatamente alla ricerca della novità, della vera o falsa novità, e anche del consenso, in qualche maniera, del consenso del consumatore, la distanza, la differenza dei mondi storici si pongano almeno entro certi ambienti più circoscritti, oltre una certa soglia culturale, non proprio, diciamo, di consumo. La distanza, la diversità dei mondi storici, la profondità del tempo storico si dia come valore, la conservazione di una profondità del tempo storico. Cioè non dovremmo accettare la riduzione al senso comune presente, che dura una stagione, dura pochissimo, no? Di tutto il passato. Questo è molto pericoloso, perché riduce i possibili accessibili alla nostra mente, alla nostra immaginazione. Per questo, diciamo, un certo kitsch hollywoodiano, una certa tendenza a trovare l'enigma, a trovare il Machiavelli fondamentalmente, cioè, diciamo, il crimine nel Rinascimento italiano, o il dispotismo, il culto sinistro e sanguinario, il grande inquisitore. Beh, sono forme di stereotipia sono forme di riduzionismo, insomma, da cui io personalmente, nei cui confronti esercitare una sorta di responsabilità, no? Proprio a tutela della complessità e della profondità dei mondi storici, che spesso, citando Warburg, accolgono al loro interno una molteplicità di dei, diciamo, che il presente non conosce, di cui abbiamo bisogno, proprio perché non li conosciamo. No? Quindi un po' ti fido, Sam, ecco. Molto giustamente, e sono anche format narrativi, per l'appunto, come dicevi, e dal momento che una delle logiche strutturali della grande industria dei media è quella del crossover e del riutilizzo costante, troviamo l'enigma, il crimine, il Machiavello, il dispotismo del Rinascimento dal film al videogame, dalla gamification appunto al serial, una logica che poi è dilagata naturalmente e che, avendo successo, è arrivata anche da Hollywood in molti altri posti. Allora, la domanda che pongo a Claudio Strinati è: i sistemi delle istituzioni culturali pubbliche, i musei, che hanno naturalmente un tema anche
passatemi l'espressione, di clientela, cioè un tema in realtà di attirare persone che vadano all'interno delle sale, che visitino, che apprendano attraverso le opere d'arte, attraverso le immagini così, diciamo, delicate, soprattutto nella società dell'immagine. Quali strategie mettono in atto e ancora quali strategie possono inventarsi per cercare di evitare che questa semiosi illimitata porti poi nel relativismo postmoderno ad una forma di delirio, che non è quello molto creativo di Warburg, appunto, che tanto ci ha dato, ma quello della interpretazione priva di ogni riferimento e decontestualizzata? Beh, non credo che si possa dare una risposta unitaria, cioè, ogni museo ha le sue strategie, poi parti diverse del mondo con mentalità diverse, eccetera, eccetera. In realtà, così, quello che paradossalmente funziona per attrarre un grande pubblico è proprio quello che adesso si chiama il feticcio, cioè un'opera d'arte su cui si sia concentrato l'immaginario collettivo in modi sovente non facilmente ricostruibili, no? Però si può fare l'esperimento ex contrario. Non so, io ci ho pensato spesso. Supponiamo che dal Louvre viene tolta la Gioconda. Quanto aumenta e quanto diminuisce il numero dei visitatori? In realtà, presumo, io non ho mai fatto una statistica, ma presumo su 100 visitatori del Louvre è probabile che più della metà siano incentivati, sono stati incentivati ad andare al Louvre per vedere la Gioconda. Il paradosso è che in realtà l'enigma della Gioconda consiste nel non sapere assolutamente perché. Perché la Gioconda, ma che è in sé? Cioè, è un ritratto bello, ma insomma, come se ne sanno 100.000 nel Rinascimento. Ha il sorriso enigmatico, ma per chi lo vuole vedere, si ce l'ha. Ma è interessante in sé. Se noi facessimo un ragionamento, può provocare un delirio il fatto di vedere un'immagine di una donna che sorride enigmaticamente? Beh, direi di no. Eppure chi va a vedere la Gioconda oggi come oggi non la vede, nel senso che sia tecnicamente non la vede perché c'è la fila davanti, poi adesso è invalso l'uso di vedere attraverso lo scatto del cellulare, cioè la semiosi alla seconda per usare. Di fatto non si vede nulla, nel senso che non si guarda, sì, cioè, è chiaro che la vedi, se uno nel senso della vista avvicina, vede quello che ha visto in 1000 riproduzioni, dopodiché non posso stare perché non è possibile. E però, se la Gioconda venisse tolta dal Louvre e messa nel museo di Reims, faccio per dire, il museo di Reims avrebbe probabilmente molti visitatori e il Louvre ne avrebbe meno. Il Louvre contiene non so quanti miliardi di opere d'arte, ma ancora esempio ancora più clamoroso è togliamo la Cappella Sistina dalla visita ai Musei Vaticani, cosa peraltro tecnicamente fattibilissima, perché la Cappella Sistina non è un museo, è una cappella, una chiesa. Però chi ci va ai Musei Vaticani? A vedere che? Raffaello, le stanze di Raffaello, cioè ci sono delle opere d'arte che sono marcate con una sorta di feticismo. La verità è che il feticismo non è chiaro, cioè, ma perché? Però è così, è un dato di fatto incontrovertibile. La Gioconda è un'opera attrattiva, ecco, è una calamita che attira. E dopodiché, in realtà, io sarei curioso di sapere, cioè, i visitatori che vedono il Louvre e la Gioconda a livello medio, dopo dice, ti è piaciuta? La risposta che gli arriva sarà sì, certo, moltissimo, ma sono quindi quali sono le strategie dei musei? Quelle sono in sé, superano i musei, cioè nessun direttore del Louvre, ritengo, potrebbe sostenere la tesi, ma basta con questa pagliacciata indegna e veramente ignobile anche sotto il profilo medico culturale. La Gioconda è un quadro qualunque, ma non si sa manco chi è, non si sa, ma proprio per questo.
è l'enigma. Ma tutto molto è nato dalla metafisica italiana, da De Chirico, no? De Chirico insisteva molto sul fatto che le sue opere sono enigmi o misteri. De Chirico ha usato questi due termini con grande saggezza. Quod amabo nisi, quid amabo nisi enigma est, e usa questo nel suo autoritratto, amerò soltanto ciò che è enigma. E poi in un suo ciclo famosissimo, all'epoca famosissimo di quadri, si chiama I bagni misteriosi. Quindi De Chirico punta su questo: la mia arte è enigma o mistero. La differenza è interessante, l'enigma è una cosa difficile che si può risolvere. Chi legge la settimana enigmistica lo fa per questo. Cioè, il rebus si risolve, cioè, se lo sai risolvere. Il mistero è no, il mistero è perché la Vergine Maria è immacolata. Perché lo sia, è spiegato, non c'è nessun mistero, perché è nata senza il peccato originale, a differenza di tutto il resto dell'umanità. Vi sta bene? Sì, però il mistero rimane. Dopo che io... Quindi il mistero è ciò che non si spiega, però si può esprimere. Allora, immagini che hanno in sé questa capacità di comunicare il mistero che promana da loro, possono avere una formidabile calamitazione. E quindi se uno poi rimprovera lo spettatore e dice: ma scusa, ma che ci hai capito? Quello vuol dire, essendo un enigma, essendo un mistero, niente, però per questo mi piace tanto. Ma non è così, ma è vero. Però, diciamo, questo è una trappola del sistema museale a cui nell'ottica attuale non si può sfuggire. Cioè, se io non ho il pièce de résistance, quando è stata fatta La ragazza con l'orecchino di perla, per esempio, a un certo punto una serie di geni, non solo la scrittrice Tracy Chevalier, ha stabilito che quella era un'opera mitica, ma fino a poco tempo fa non lo era. Però il pubblico si è convinto, sì, La ragazza con l'orecchino di perla è una specie di Gioconda. Vermeer ha fatto dei quadri mille volte più belli, non che La ragazza con l'orecchino di perla non sia bella, è bellissima, ma cioè, voglio dire, ma allora La ragazza che legge la lettera, cavolo, quello sì che è veramente una dimensione di mistero, di enigma sublime, è una specie di sintesi del Rinascimento, a cui confronto La ragazza con l'orecchino di perla è un quadro minore, però quella è l'opera somma. E quindi qualche dittatore del sapere stabilisce questa dittatorialità di determinate immagini. Con l'abilità del mago medievale, la magia funziona e tutti vanno a vedere il Louvre. Mi viene sempre da ridere, vado al Louvre di fronte a Gioconda, c'è cioè le nozze di Cana di Paolo Veronese, che è un'opera mitica anche per la storia della conservazione, perché fu presa dalle truppe napoleoniche dal refettorio di San Giorgio, all'isola di San Giorgio a Venezia, affettata perché è alta 10 metri, larga altrettanto, e fu portata a Parigi. Poi quando Canova andò a recuperare le opere, quella non la restituirono, adducendo argomentazioni fasulle, ma insomma, perché è rovinata, è rovinata, cioè l'avete rovinata voi, per carità non si può spostare, cioè. E lì è rimasta, e in effetti è un emblema dell'arte italiana, anche proprio della dimensione della conquista napoleonica, cioè, un'opera carica veramente di senso, oltretutto è appunto gigantesca. Qualcuno la guarda quando entra nella sala? No, no. Cioè, uno guarda la Gioconda e poi esce, la porta in fondo e prosegue la visita. Quello potrebbe essere un sommo feticcio, invece è una cosa assolutamente irrilevante per il pubblico. No? Se ne frega altamente. E peraltro è molto più bella della Gioconda per il bio, ma questo per carità solo non è questo in discussione. Però ecco, questa dimensione del feticismo, della comunicazione storico-artistica attraverso il feticismo, che c'è anche nel contemporaneo, insomma, ovviamente nei casi tipo Damien Hirst, cioè,
non sono eliminabili perché sono strutturalmente intrinseci alla comunicazione estetica. Quindi va bene così. Quindi potremmo dire ce li teniamo e lo spettatore esce dalla sala che conserva la Gioconda inebriato di mistero e soddisfatto per l'appunto di avere annusato l'aria e lo spirito del tempo del mistero. Però c'è un secolo, il Novecento, a proposito del quale potremmo dire che Di Chirico, con i suoi misteri e i suoi enigmi, è stato un influencer di tendenze successive e che ha partorito, ha fatto da startup di quell'arte contemporanea che, come diceva il professor Strinati, è piena naturalmente di feticismo e consustanziale anche dal punto di vista del mercato dell'arte, in cui c'è stata una stagione di realismo, una stagione di arte al servizio del potere, di cui Michele Dantini si è occupato in vari libri, e anche, potremmo dire, però un intreccio possibile tra la storia dell'arte e una storia civile. Una storia civile, una storia di civic virtues al servizio, per l'appunto, dell'educazione dell'opinione pubblica. Rispetto a questo, come si dipannano i percorsi del Novecento? C'è stato un gran problema alle origini della modernità, che è stata la separazione tra arte e religione, insomma, in qualche modo, no? Tra una dimensione valoriale molto profonda, inscritta non nel dominio estetico dei manufatti, ma nel dominio teologico delle supreme figure, delle supreme persone. E conseguentemente c'è stato anche un distacco tra dimensione educativa, in senso religioso primario, e arte. La grande arte italiana è un'arte che si rivolge quasi sempre inevitabilmente a un pubblico, no? Istruisce una comunità, a differenza dell'arte francese, che ha una tradizione più da cavalletto per certi versi, no? Che nasce, lo si dice impropriamente, ma insomma la cui grande fortuna settecentesca, Boucher, l'erotismo, al limite la pornografia, anche rimandano proprio a dei mondi di consumo fortemente privati, contro cui i grandi artisti dell'Ottocento francesi, penso a Cézanne, in realtà insorgono. Il Novecento ripropone la stessa contrapposizione, e da una parte ci sono tradizioni più legate, diciamo così, a una teologia, a una moralità dell'arte, penso a quella tedesca e quella italiana, e dall'altra ci sono tradizioni, e l'asse franco-newyorkese in questo, o franco-americano, parigino-newyorkese o franco-americano in questo è significativo, arti più legate invece alla dimensione dell'idiosincrasia e conseguentemente anche del mercato, del sofisticato consumo privato, sofisticato consumo individuale. Quindi dipende un po' da dove ci si debba e ci si voglia collocare. Devo dire però che dal punto di vista di una storia dei rimossi o di una storia delle amnesie, cioè di una storia degli omissis che l'arte contemporanea sta tracciando in questi ultimi decenni, la mancanza di una vocazione, diciamo, caritatevole, soccorrevole, valoriale delle immagini, e quindi religiosa in qualche maniera, o etico-religiosa, la si sente molto potentemente. Quest'ultimo decennio, e concludo, è stato straordinario dal punto di vista delle lettere di dimissioni, che molti, me compreso per certi versi, hanno inoltrato al mondo dell'arte contemporanea. Nel senso, anche recentemente leggevo una intervista di Gilbert and George, i quali, senza esplicitarlo, ma rivendicavano una dimensione, viene a dire, non solo caravaggesca, ma oratoriana dell'opera d'arte, popolare antiestetica, questa è la loro definizione, quindi una definizione ultracattolica, diciamo così, no? Roma primo 600, contro invece quest'arte estremamente sofisticata, ma anche molto legata, diciamo così, alle perversioni dello chic, che oggi conosciamo, che è premiata dall'attenzione degli oligarchi della moda o dagli sceicchi, diciamo così, altrimenti corrosivi, nel senso che disciolgono gli interlocutori politici nell'acido, e che è molto più legata invece a una tradizione individualistica, rococò per certi versi, della bizzarria e dell'idiosincrasia. Per chiudere sul discorso delle opere feticcio, è una cosa curiosissima, sono tutti volti. Su questo forse si dovrebbe riflettere da un punto di vista morfologico. La Gioconda, la ragazza con l'orecchino, le Marilyn Monroe di Warhol, sono tutti volti, oggetti di cui sostanzialmente ci si può innamorare, no? Ecco. E questa sostituzione della persona sacra, penso alla Madonna Sistina,
con invece l'idolo profano, testimonia comunque una pressione pulsionale profonda verso la venerazione delle immagini, che certe immagini, sia pure kitsch, io sono d'accordissimo con Claudio, che la Gioconda, mio Dio, cioè veramente c'è di, non, le nozze di Cana di Veronese la sbaragliano, insomma, però dietro la Gioconda c'è tutto un filone di letteratura, Gautier, Hoffmann, Heine, prima Wackenroder, e poi insomma, che quindi creano il divismo di quelle immagini, l'ambiguità e l'erotismo di queste immagini. E poi naturalmente c'è tutta una stagione omoerotica fine ottocentesca francese, penso a Peladan, che vede nella Gioconda sostanzialmente quello che oggi noi chiamiamo un'identità sessuale fluida, quindi certe motivazioni, diciamo così, carsiche di una fortuna delle opere extra, non storico-artistiche, extra formali del tutto, per cui la Gioconda è queer ed ha un'investitura queer da due secoli praticamente, e questo è anche interessante tirarlo fuori. E forse uno storico dell'arte più attento, diciamo così, al kitsch, capace di riconoscerlo come tale, altresì, potrebbe tirare fuori dei romanzi interessanti dalla storia, dalla fortuna di queste opere, che spesso non ha nulla, nulla, nulla a che fare con l'oggetto della connoisseurship. E quindi anche la costruzione di un feticcio è un processo a volte carsico, a volte che richiede una grande operazione e la convergenza di soggetti, di intellettuali, di figure che non lavorano con un piano preordinato, ma per l'appunto procedono in qualche modo nella stessa direzione. Potremmo dire marciare divisi per colpire uniti, oltre al fatto che la nostra epoca, quella della vetrinizzazione dell'immagine, rappresenta il palcoscenico ideale per costruire feticci per l'appunto a ogni livello e innanzitutto all'interno del mondo dell'arte. Io ringrazio moltissimo Claudio Strinati e Michele Dantini per questa conversazione scoppiettante e super interessante e che ci apre a scenari di riflessioni anche individuali, in questo caso naturalmente come lo è la fruizione dell'opera d'arte, almeno fino ad oggi, davvero interessanti. Grazie ancora e arrivederci alla prossima puntata di War Room Com. Grazie a te, ciao Claudio e a tutti. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Grazie a voi.